Salve a tutti. Sì. Ho scelto volutamente un titolo provocatorio. Non mi piace fare video di questo tipo, ma stavolta sono costretto per informarvi di quello che sta succedendo non solo su YouTube, ma su tutta Internet. Google, Facebook e tutte le altre grosse company di Internet controllano le vostre vite. Se pensate ancora alla rete come ad un posto dove meritocrazia e democrazia vincono, beh, vi sbagliate. Già sapevo da anni di questo problema, ma credo che ultimamente le cose siano parecchio peggiorate. Quello che vedete ora a schermo sono alcuni fotogrammi di un gioco uscito dalla fase di Early Access all'inizio di questo mese, Planet Explorers. Secondo voi, se cerco questo gioco su Google o su YouTube, che video dovrei trovare? In teoria le recensioni e di gameplay dell'ultima versione appena uscita. Ora invece vi mostrerò cosa esce. Questo esperimento credo lo possiate ripetere con ogni argomento vogliate e trarre le vostre conclusioni. Prima semplice ricerca su Google ed ecco cosa si trova. Tre video di YouTube che si riferiscono alla versione alfa del gioco rilasciata alcuni anni fa. Tenete conto che il titolo indie in questione è cambiato radicalmente in questi anni di sviluppo. Ha persino cambiato il motore di gioco. Ora, caro Google, come pensi che dei video fatti due anni fa possano rappresentare il gioco com'è attualmente? Per quanto fatti bene? Voi mi direte, ma magari è solo un caso. Se cambi le parole chiave i gameplay più recenti salteranno fuori. Proviamo allora. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Nicola Ghironi ed oggi siamo tornati su un altro video di GTA Vice City Stories. Solo su Google Notizie si trova un trafiletto dove è annunciata l'uscita dall'Early Access del gioco. Lascio a voi i commenti su questi risultati e vi invito a dire la vostra. Secondo voi, un algoritmo di ricerca così stupido, che tende a premiare i canali e i siti con più visite o a sparare risultati a cazzo, è adatto per garantire una migliore informazione in rete? Favorisce chi nella rete vuole emergere creando buoni contenuti? Che ripercussioni ha tutto questo sulla libertà di informazione online? In descrizione trovate un articolo che parla di tutto questo. Purtroppo, dal 2009, le cose per quanto riguarda la ricerca dei contenuti in rete sono cambiate molto, ed in peggio. Ricordo ancora quando, non molto tempo fa, su Facebook e su Internet in generale nascevano collaborazioni e progetti. Progetti che questo nuovo web ha distrutto. Ah!
Non vi ho ancora fatto vedere cosa esce se cerco notizie in italiano del gioco su Google Notizie. Madonna cara. Ne azzeccassi una. Sinceramente, mi chiedo se abbia ancora senso creare contenuti su YouTube. Che senso ha creare qualcosa che le persone al di fuori della tua cerchia di amici non potranno mai vedere neanche se cercano esplicitamente? Sono curioso ora di vedere se la notizia dell'uscita dell'aggiornamento di No Man's Sky appena rilasciato avrà un suo eco o sarà sommersa dalla fuffa. Detto questo, forse, arrivederci alla prossima.